Io credo che i farmaci stiano dando dei risultati che noi speravamo. Devo anche dirle che probabilmente quello che abbiamo imparato a conoscere di questo virus è che siccome il danno che lui determina sul nostro organismo è di tipo infiammatorio, che poi è l'infiammazione quella che dà il danno d'organo, nello specifico questo in particolare nel polmone. La sensazione è che se noi riusciamo a intervenire prima che avvenga questa tempesta citochimica, questa tempesta infiammatoria, noi otteniamo da questi farmaci dei risultati ancora migliori. Quindi l'importante è il timing, quindi non aspettare che i quadri evolvano verso situazioni respiratorie molto compromesse, ma intervenire prima. Ma guardi, a me sembra che in questo momento l'ospedale è saturo, nel senso che sia le subintensive che le terapie intensive stanno facendo un lavoro enorme. Addirittura a Chieti siamo arrivati a una terza terapia intensiva, quella che gestisce il professor Maggiore, le gestisce tutte e tre, quest'ultima appunto. La sensazione e la speranza appunto è che però si stia arrivando in questa settimana al punto massimo per poi iniziare a vedere quella riduzione dei casi che dovrebbero portarci a un zero contagiati. Fino a che non avremo un vaccino e finché questo vaccino non sarà stato fatto dalla maggior parte della popolazione, o comunque la popolazione sta acquisendo quella che noi chiamiamo un'immunità di gregge, il problema potrà ripresentarsi in forma sporadica. Quindi io credo che non dobbiamo e non possiamo abbassare le armi ed è ovvio che se le dinamiche circolatorie di questo virus ripercorreranno le dinamiche dei virus influenzali, non è da escludere che dopo un periodo di silenza, nella fase che noi chiamiamo tipica influenzale, possano esserci delle riaccensioni. E quindi lì dovremmo essere molto attenti, molto bravi a non creare dei focolai ospedalieri, ad esempio. Per cui io credo che la sfida si sta modificando, è una sfida diversa. Forse io mi auguro di minore impatto in termini numerici, ma non meno complicata e complessa.